Siamo un po' in ritardo per questa partita per Italia-Inghilterra, ovviamente. Non possiamo avere l'audio questa volta ambientale come nella nostra finale che abbiamo avuto a Wembley perché siamo su Rai e quindi non possiamo avere l'audio ambientale. Quindi mi dovete accontentare del mio vocione e anche dei miei, scusate, compagni di avventura che mi faranno compagnia. Eccoci qua, Italia-Inghilterra, per ora siamo sullo 0-0. Debutta Retegui. 50esimo oriundo della storia della nostra nazionale. Quindi c'è stato un momento di grande commozione quando hanno ricordato Luca Vialli, che è, come sapete, recentemente scomparso. Allora direi di mettere le formazioni, così almeno andiamo velocemente. Smadonnarumma tra i pali, in difesa, difesa a 4 per l'Italia con Di Lorenzo, Tolosa, Acerbi e Spinazzola. Barella, Jorginho e Verratti capitano, strano, è intero, Pellegrini, Retegui e Berardi. Intanto attacca l'Italia, però ne parliamo tra poco della formazione inglese, però perdiamo il pallone, quindi ripartono i sudditi di Sua Maestà per recuperare ancora l'Italia. Attenzione ancora, Barella potrebbe calciare, invece ha provato la penetrazione centrale, viene fermato dalla difesa inglese. Pickford, Shaw, Maguire, Stones, Walker, Phillips, Rice, Bellingham, Grealish, Kane, Saka, uno di quelli che ha cannato il rigore in finale. A disposizione per la nostra nazionale, Cristante, Darmian, Emerson, Falcone, Gnonto, Meret, Pessina, Politano, Romagnoli, Scalvini, Scamacca e Tonali. Kluivert, Dier, Foden, Foster, Gallagher, Gray, Henderson, James, Maddison, Rushel, Toney e Trippier per il allenatore Southgate. Calcio d'angolo per l'Italia al quinto minuto di gioco, risultato sempre 0-0. Ovviamente in questi primi minuti di gioco parte il cross, prova a rientrare, il pallone che viene spizzato in avanti. Questa è la prima gara di qualificazione a Euro 2024. Siamo noi i campioni in carica da Wembley a Napoli, da Inghilterra Italia, Italia Inghilterra, ecco qua Retegui, oriundo del Tigre. Argentina, don't cry for me. Ecco qui il nostro nuovo oriundo che è il debuttante un po' a sorpresa della nostra nazionale. Dobbiamo andare a pescare oriundi un po' in giro. E quindi, ragazzi, è così. Ha cantato l'inno Gigi D'Alessio. Io smadonno, ragazzi, perché vabbè. Vabbè. Comunque. Attacca l'Inghilterra, tanto io faccio anche spuntino, ragazzi. Oggi ho fatto un'impresa. Siamo a un momento radio, cazzi miei. Intanto attenzione che attacca Rashford. Allora, sulla sinistra per Grealish. Grealish punta di Lorenzo. Grealish prova ad accentrarsi, viene fermato. Tutto regolare per l'arbitro, quindi riparte l'Italia. Ho corso 11 km, sono leggermente in debito di energie. Intervento di Maguire. Poi Shaw, che segnò contro di noi dopo 3 minuti, gettandoci un po' nello sconforto, ma poi, come sapete, poi, oltre ad esserci l'Andrea Mota, siamo stati anche noi e abbiamo vinto ai tiri di rigore, una sofferenza estrema. Era una estate italiana qui su Twitch. Dall'altra parte, sul canale rosso, intanto c'è Imoco Conegliano, impegnata nella quarti di finale di pallavolo con il nostro Casta e Cristian Mutazzoni contro il Fenerbahce. Quindi siamo in diretta anche di là. Quindi doppia live questa sera, per questo che siamo qui su Twitch a commentare. E poi questa diretta andrà in differita sul canale rosso. Qui Grealish, vediamo che aveva superato Di Lorenzo, aveva provato a trattenerlo, poi è caduto un po' troppo facilmente. Attenzione però, Saka cerca Bellingham. Attenzione all'Inghilterra, può avanzare a penetrazione, a conclusione di Saka. Gigio Donnarumma fa suo il pallone. Conclusione di Saka che, ricordiamo, sbagliò uno dei rigori. Quello decisivo parato da Gigio Donnarumma, che ci diede il titolo europeo. Guardato l'arbitro slovacco, qua vediamo ancora Saka. È la parata di Gigio Donna, calcio di punizione per l'Italia. Sarà Verratti a batterlo.
pallone all'indietro di Lorenzo. Lorenzo che cambia lato, cerca e trova Acerbi. Fa Acerbi che avanza, Acerbi che controlla. Lancia lungo Acerbi. A provare sulla destra. Berardi, ma viene anticipato dall'intervento inglese. Poi attenzione, cerchiamo di vincere un rimpallo. Lo vinciamo con Barella, però. Meguae mette fuori. Ancora Bellingham sulla verticale, può avanzare Bellingham. Bellingham viene messo giù da due calciatori italiani. Calcio di punizione in favore degli Inghilterra. Voleva anche un provvedimento disciplinare. Ciao Casta! Grazie, grazie, grazie. Allora lo mettiamo subito, il wallpaper della nazionale. Allora, eccolo qui. Grazie, grazie Casta. Sempre, sempre efficiente. Cosa farei senza Casta? Giustamente, se no non potevamo fare altrimenti. Eccolo qua. Il logo, cioè il wallpaper lo troviamo adesso. Eccolo qua. Adesso troviamo tutto. Nel mentre che mettiamo questo calcio di punizione, qua inquadrato Southgate, che è rimasto alla guida della nazionale inglese, nonostante il mondiale non propriamente eccelso, usiamo un eufemismo. Pallone fuori, calcio d'angolo per gli inglesi. Adesso l'Inghilterra comincia a spingere, l'Italia si sta chiudendo troppo dietro. Acerbi, mi chiamo il suo, ecco qua, Harry Kane, nemico numero uno della nostra nazionale. Eccolo qui. Pronto Harry Kane. Questo calcio d'angolo, parabola orientale alla sinistra di Donnarumma, all'undicesimo, chiamato lo schema. Tutto è pronto, parte il cross sul secondo palo, Donnarumma con i pugni, si lamentano per un fallo, che era di Donnarumma. Anche l'arbitro fischia. Calcio di punizione in favore del nostro portiere. Sì, è stato ostacolato nella area di porta da Maguire. Ancora Kane che disturba la ripresa del gioco. Inquadrato Retegui, argentino oriundo numero 50, nella storia della lunga storia della nostra nazionale italiana. Ha avuto tra i quali anche Camoranesi, nel passato anche Omar Sivori e quant'altro. Anche José Altafini, Thiago Motta e chi più ne ha più ne metta. Il 49esimo è Toloi, che abbiamo in difesa, e quindi il 50esimo è... Beh, il 49esimo in realtà è João Pedro, che ha debuttato nel disastro contro la Macedonia del Nord, quei 5 minuti che entreranno nella storia. Ecco ancora Retegui mette il cross, mi sta facendo ben vedere il ragazzo, cerca di mostrarsi volenteroso. Kane che controlla, prova a servire Grealish, ce la fa in qualche modo. Attenzione, l'Italia è un po' scoperta. Bellingham sulla destra, Bellingham si frappone Saka, attenzione a Bellingham potrebbe la conclusione. Donnarumma la mette alta sopra la traversa, calcio d'angolo per l'Inghilterra. Sta prendendo campo. Grazie, grazie, grazie Sandrina. Domani la vedremo, sarà con me, la mia compagna di avventura e sventura, alle 7, nelle veste di gufo, nelle veste di mucciaccia, in quanto sarà Virtus Bologna contro Real Madrid, e poi alle 21 io mi travestirò da gufo, ovviamente, contro, perché sarà il momento dell'Olimpia Milano contro il Bayern di Monaco. Quindi potrei bere della birra, ovviamente. Calcio d'angolo, Saka, parabola rientrare, parte il cross, il centro dell'area, attenzione, che in conclusione, miracolo ancora lì, rete dell'Inghilterra. Ha segnato l'Inghilterra, questa volta il gol è buono. Ancora una volta Inghilterra in vantaggio. Noi ci siamo fatti trovare troppo scoperti. Rete di Rice al 13esimo, cambia parziale, Italia 0, Inghilterra 1. Non buona la nostra difesa, mi siamo fatti portare fuori da Kane e Rice tutto solo. Dopo la respinta dei nostri difensori ha potuto insaccare il pallone dell'1-0. Quindi al 13esimo il Maradona, Italia 0, Inghilterra 1. E hanno partiti bene, però, di qua Kane da solo, respinta proprio di Spinazzola,
Poi però il pallone che ritorna in mezzo all'area di rigore, dove Rice può colpire a rete e battere Gigio Donnarumma per 1-0 l'Inghilterra. Beh, occhio alle piume, sì, esatto. Beh, che dire, è già successo che sono andati avanti loro, poi, il VAR intanto conferma, rete ovviamente valida. Beh, c'era poco da attenzionare. Non siamo partiti bene. Attacco leggero, quello italiano e loro più concreti. Hanno un accentratore di gioco come Harry Kane. E il pallone era andato su di lui, difesa un po' raffazzonata. Ci siamo fatti prendere in mezzo e quindi rete 1-0. Vabbè, calma ragazzi, calma. È solo il quarto d'ora. C'è ancora tutto il tempo, come sempre, la partita lunga, tosta, dura. Spinazzola sulla sinistra, Spinazzola sfida Saka, Spinazzola mette il cross, troppo su Pinkford, facile per il portiere prendere il pallone. Tifosi inglesi, probabilmente è Maradona. Spinazzola è stato il grande assente della finale di Euro 2020. Ben sostituito comunque da Emerson Palmieri. Pinkford. Serve Maguire. Maguire che cambia lato. Può avanzare l'Inghilterra. Possesso palla chiaramente a favore loro, 54% contro il 46% italiano. Ecco Rice, autore del gol. Adesso la squadra di Southgate manovra. Ha tutto l'interesse. Beh, la formula del girone è semplice. Oltre ad esserci l'Inghilterra, c'è anche Malta che affronteremo domenica. C'è anche la Macedonia del Nord che ci ha già giustiziato. E l'Ucraina. Passano le prime due. Dovremmo passare noi, gli inglesi. Dovremmo. Calcio di punizione per Inghilterra, pallone già rimesso in gioco, Kane prova a prolungare, però viene fermato. Rice per Maguire. Maguire per Shaw. Ancora Inghilterra che è in possesso del pallone. L'Italia sta facendo un po' fatica in questa prima fase a impostare il proprio gioco. Qualche minuto che sta subendo le offensive inglesi, l'Inghilterra che ha in mano il pallino del gioco e quindi ci sta facendo un po' quel che vuole. Kane prova lo scambio con Grealish, ancora Kane vince però il contrasto, Grealish viene aggredito da un po' di problemi, attenzione però So mette il pallone in mezzo, troppo per Donnarumma e lo para facilmente. Italia è decisamente raffazzonata in difesa, facciamo fatica, perdiamo anche tutti i contrasti e questo è un po' un problema, ma è chiaro come si soffra maledettamente. Berardi per Spinazzola, poi per Di Lorenzo, attenzione, lancio lungo per Retegui. Esce Pinkford, fa il suo pallone al limite della gara di rigore. Rice. Scusate, ma sono da solo, quindi ho bisogno anche di dissetarmi. Comunque, siamo qui a seguire la partita. Lancio lungo per Saka, ma Spinazzola arriva prima. Attenzione, adesso l'Inghilterra, ancora Saka. Gioca indietro per Rice però viene fermato il suo passaggio da Berardi, però ancora Inghilterra. Non riusciamo a tenere il pallone, abbiamo questo problema di non riuscire a tenere il pallone e Kane adesso viene fermato con un fallo
commesso dal calciatore inglese, calcio di punizione per l'Italia. Partuto subito da Jorginho, Verratti scambia con Acerbi, Acerbi che avanza, avanza l'ex calciatore dell'Inter, qui però sbaglia, pallone fuori, sarà rimessa laterale per l'Inghilterra, non è partito Spinazzola. Non ci siamo, non ci siamo ragazzi, qui ancora la rete dell'Inghilterra con Rice che tutto solo ha insaccato dopo la conclusione di Kane. Respinta da Spinazzola e il pallone che si è insaccato alle spalle di Donnarumma. Non è proprio una cosa ideale questa, però. Le Pringles sono sempre un toccasana per l'animo. Ci vorrebbe anche una birra, però non esageriamo. Attacca l'Inghilterra, però attenzione, Bellingham, evita in bello stile. Toloi, attenzione, Saka, fermato a Di Lorenzo, si lamentano, vogliono un fallo di mano. Di Lorenzo però, detto il passaggio. L'Italia fa fatica, l'Inghilterra quando pressa ci fa veramente male. Adesso ragioniamo con Toloi, Di Lorenzo, sulla verticale però Berardi deve giocare all'indietro. Ancora Berardi, pallone per Acerbi, che può avanzare. Acerbi, Acerbi fermato, tutto regolare. Rice, controffensiva inglese. Rice che allarga, attenzione per Kane, non ci arriva Verratti, Kane in aria, mette il tiro cross, non ci arriva Saka. Anzi, la Bellingham. Pallone fuori, messa laterale, stiamo soffrendo maledettamente. Inghilterra sta facendo letteralmente di noi quello che vuole. E poi dobbiamo andare a giocare là. Ci distruggono. Se questa è la nostra nazionale che deve difendere il titolo europeo. Ovviamente non è l'Inghilterra che abbiamo battuto in Nation League. Questi si stavano preparando per il mondiale. E poi dopo ci stupiamo se non andiamo al mondiale, ragazzi. Non ci andremo neanche a 500 squadre. Cioè, quello è il punto. La FIFA l'ha fatta 48 proprio per evitare squadre come Italia, ma anche Olanda, Francia in tempi passati non si qualifichino, ma se andiamo avanti così, ragazzi, cioè. Cioè noi non ci qualifichiamo neanche, ma non ci presentiamo neanche più. Cioè, giocare così veramente è offensiva la storia della nazionale. Tanto pallone in mezzo, messo fuori da Di Lorenzo. È offensivo per la nazionale anche perché cioè, non ci metti niente. Chiaramente arrivano queste partite in mezzo al campionato, non fatevi male perché poi c'è la Champions, perché poi c'è la partita di campionato, dobbiamo andare in Champions, servono soldi e quant'altro. Poi dopo c'è quando c'è le fasi finali, se ci arriviamo, magari ti impegni pure perché devi aumentare di valore, perché se no. Cioè io. Questi stanno facendo quello che vogliono. Abbiamo preso sto ragazzotto qua argentino e noi non andiamo a prendere il pallone, non riusciamo a prenderlo. Adesso ci prova Di Lorenzo, ma Bellingham con solo pallone fuori, meno male, rimessa laterale in favore dell'Italia. Mancini che cerca di far capire qualcosa ai. Tanto si sono rubati il pallone gli inglesi. Di Lorenzo e Verratti hanno qualcosa da dire al calciatore inglese, interviene il quarto uomo. È arrivato anche l'arbitro a dire qualcosa ai calciatori inglesi.
Sportività, ragazzi, fair play, bravi, facciazze maledette. Si rischia anche, cioè, è una roba antisportiva, così, vabbè. Barella, mi è fermato. Pallone fuori, calcio di rinvio. Non ci mette la stessa grinta che ci mette l'Inter. Qua non protesti, Barellino. De Laurentiis che dorme inquadrato. C'è pure De Luca. Presidente della Regione Campania, Gravina, La Russa. Quanta bella gente che abbiamo lì. Quanta bella gente la Madama Dorè. Pickford. Lancia lungo. Cercato e trovato Kane. Kane che si gira. Kane che non viene fermato da nessuno. Pellegrini non riesce a fermarlo. Pallone fuori, rimessa laterale in favore dell'Inghilterra. 25esimo minuto. Italia 0, Inghilterra 1. Prima giornata di qualificazione a Euro 2024. Dai ragazzi. Saka, stata, non ci arriva. Calcio di rinvio. Pallone per Gigio Donna. Mancini perplesso, pure noi. Pure noi, caro Robertone. Donnarumma che lancia lungo. Reteghi. Pallone per Spinazzola, poi Verratti, ancora Spinazzola. Un po' di spazio, l'ex Juventus, Spinazzola. Deve tornare da Verratti. Verratti allarga per Toloi. Acerbi che avanza. Ancora per Toloi. Non ci sono spazi, siamo tutti fermi. E poi questi in campionato corrono come dei pazzi. In Champions poi non ne parliamo. Fallo di Retegui, calcio di punizione. In favore dell'Inghilterra. Non riuscire a fare un tiro in porta è deprimente. È veramente deprimente. Non si è ancora visto Jorginho. Beh, questi stanno perdendo un sacco di tempo. L'arbitro giustamente va a dire basta, è l'ultima. Speriamo, perché ragazzi, non si può fare ste robe. Non c'è lungo. Grigis, pallone fuori, rimessa laterale, ancora per gli inglesi in zona d'attacco. Messo fuori da Berardi. E ridono pure i nostri. Va bene. Debutta la nuova maglia. Che doveva debuttare al mondiale. Sono passati dalla Puma all'Adidas. Terra che manovra il pallone indietro per Pickford. Reteghi cerca di andare a fare pressing da solo. Ci va anche Pellegrini adesso. Pallone messo fuori da Bellingham. Messa laterale per l'Italia. Che prova ad accelerare. Jorginho per Verratti. Ancora Jorginho. Manovra l'Arsenal, viene messo giù Barella, tutto regolare, preso il pallone, non siamo neanche fortunati, però vinciamo un rimpallo, attenzione, no, fallo. No, è stato toccato l'arbitro, il pallone ha toccato l'arbitro, quindi ha cambiato il possesso, quindi giustamente il pallone è per gli inglesi. Verardi è fermato giustamente sul pallone in maniera regolare da Rice, ed è rimessa da parte dell'arbitro. È passato in mezzo e purtroppo è cambiato, era il possesso dagli inglesi, è finita l'Italia, quindi si restituisce a chi ha toccato per ultimo il pallone. Kane si muove molto tra le linee, ci sta creando grossi problemi. Ora l'Inghilterra che manovra. Maguire per suo ultimo uomo, ancora Inghilterra che manovra il pallone all'indietro. Adesso loro giocano all'indietro, poi la rilanciano.
su Sky 1 per chi è interessato c'è Pechino Espresso, secondo me guarderemo quello. Fallo di Barella, calcio di punizione. Tanto manda fantastico l'arbitro, bravo. Poi danni di Bellingham. Cioè, ha fatto fallo davanti all'arbitro, sa pure il coraggio di dire qualcosa. Ecco, adesso lo riconosco, Barella. Solito rompipalle. E tanto primo ammonito della partita. Per perdita di tempo, giustamente, Rice, autore del gol, l'arbitro l'ha spiegato che... se avessero perso ancora tempo, sarebbe arrivato il provvedimento disciplinare. E così è stato. Quindi primo cartellino giallo della partita è per Rice, autore del gol. Spiazza, amico mio, spiazza. Calcio di punizione battuto da Maguire. Cerca Saka. Arriva prima Verratti, però. Spinazzola. Jorginho. Jorginho in verticale, proviamo a imbastire una manovra. Pellegrini, lancia lungo, attenzione per Berardi, esce Pinford fuori dalla gara di rigore. Anticipa tutti, però Acerbi di testa. Però anche loro. Un altro colpo di testa e finisce il pallone. Docile, 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 tra le braccia di Pinford, portiere inglese. Portiere dell'Everton. Ancora l'Inghilterra, Saka. Attaccato da Spinazzola, riesce a servire comunque Rice, eccolo qui, appena ammonito. Nei guai per Stowe, Grealish, sta aumentando il possesso, la percentuale di possesso palla degli inglesi. Beh, d'altronde ragazzi, non ne facciamo una. Non riusciamo a tenerla. Pinkford ancora, manovra, ancora il pallone per Rice, Rice larga sulla destra, trova Saka, Saka che punta, Pellegrini, ancora l'Inghilterra, ancora Saka, Saka che può avanzare, ne salta due, ne salta tre, ancora Saka, però non c'è Kane, ma adesso una maglia azzurra, però Kane che viene a pressare, trova la larga per Di Lorenzo. Di Lorenzo la lancia lunga, cercare Retegui però, fa prima Maguire, Kane viene fermato da Di Lorenzo, in maniera molto intelligente, Toloi, può avanzare adesso l'Italia, il piccolo trotto, Jorginho che si incespica col pallone, lo perde, attenzione, pericoloso questa conclusione, Inghilterra vicino al raddoppio, Inghilterra vicino al raddoppio con Phillips. Gran tiro da parte del numero 8 inglese, completamente solo il pallone che esce di un niente, erroraccio di Jorginho, Bellingham che ruba il pallone, Phillips che calcia, non ci pensa due volte, noi non ci arriviamo neanche a calciare. Abbiamo fatto due tiri, loro 5, sì, due dove? Ottimisti. Per Jorginho che recupera, deve servire all'indietro di Lorenzo, Toloi e Acerbi, capitan Verratti che caracolla e controlla, no, recupera l'Inghilterra ancora, Kane attaccato, viene messo giù l'arbitro, però lascia correre, si lamenta l'attaccante del Tottenham di Antonio Conte. Però l'arbitro ignora le proteste del capitano inglese. Attenzione Retegui, può avanzare Barella, larga sulla sinistra, Spinazzola, prova il cross di prima intenzione. Non facciamo ste cose, cazzarola, ciao Aldone. Come sta giocando di merda? Sta giocando di merda. Siamo sotto, non riusciamo a tenere un pallone. Questi ancora poi ci fanno il secondo, guarda. Non riusciamo veramente a tenerne una. Poi ci si lamenta perché non siamo andati al mondiale. Ma grazie a Dio che non siamo andati al mondiale a fare queste cose, queste figure.
Ma per l'amor di un Dio. Scusate, arrivo subito. Aldo, se vuoi venire in chat, anzi, se vuoi venire in live a bestemmiare con me, sei il benvenuto. 49. Quanto sto guardando, quanti stanno seguendo la partita in live sul canale rosso? 49, bellissimo. Capite perché? Gli ho mandato, gli ho spediti di là e mi sono ritagliato di qua. Un po' come quando c'era i Gran Premi alle 10 del mattino, c'era la messa del Papa, poi e ci si sposta su Rai 2. Ecco, uguale. C'è Rai 1, The Click Official, e Rai 2, The Click Twitch. Uguale. Ecco ancora l'Inghilterra. Saka per Kane. Kane che viene fermato. Higgins. Ancora Inghilterra. Guarda indietro, Maguire. Cambia il gioco sulla destra, sulla sinistra per Grealish. Però viene intercettato il pallone da Di Lorenzo. Proviamo a ripartire con Jorginho. Pallone sulla sinistra, Spinazzola. Spinazzola poi per tornare indietro. Acerbi. Jorginho cerca di centrocampo. Allarghiamo ancora sulla sinistra. Pellegrini che lascia per Spinazzola. Spinazzola un po' di campo. Lo prende tutto Spinazzola. Punta Saka. Spinazzola prova a rientrare ancora con sinistra. Mette il cross. Secondo palo. Retteghi. Ben controllato. Pallone fuori. Calcio di rinvio. Mancini per questo e pure noi. Ci vorrebbe Ettore Messina, perlomeno li prende a calci. Nell'intervallo sarebbe utile. Ancora l'Inghilterra però con Phillips. Cioè ragazzi, non riusciamo a tirare in porta, non riusciamo a fare una roba decente, stiamo veramente facendo pena. Cioè una roba allucinogena, a tratti allucinante. Cioè. Aggiungo Acerbi prima di Kane, Di Lorenzo all'indietro per Toloi. Vogliamo andare sulla destra, ancora Retteghi. Il ragazzo si impegna, per carità, però... Messo giù Barella, però l'arbitro lascia correre, perché il possesso è italiano. Pellegrini allarga, dietro per Spinazzola, Verratti. Niente, non riusciamo a fare una manovra. Berardi prova a lanciare, però... Facile preda dalla difesa inglese. No, ma non riusciamo a soffrire, ragazzi. Cioè... Sì, o meglio, soffriamo, ma in un altro 70? Stica. Tanto in 70 sul canale rosso. Bravi, bravi, bravi. Sono molto contento. Lo scriviamo anche a loro. Intanto, così. Tanto, ragazzi. Possiamo fare tranquillamente allegramente i fatti miei, perché tanto qua ci si vede veramente poco oggi, poco costrutto, poca inventiva, incentiva.
è la partita lunga, tosta, dura. Gli inglesi ci stanno facendo del male, però adesso recuperiamo un buon pallone. Proviamo a imbastire una manovra. Jorginho, Verratti, Verratti, per Retegui, Retegui, Retegui in area, Retegui, prova la conclusione, respinta, però ancora Spinazzola, Spinazzola sul secondo palo, tiro cross, Barella chiede qualcosa. Però voleva il calcio d'angolo, ma l'arbitro non è di questo avviso. Ecco, un'occasione. Qua vediamo se Spinazzola ha toccato il pallone oppure no. Stones è riuscito a frapporsi tra la conclusione di Retegui e il pallone. Ancora Inghilterra che avanza. C'è bello il formaggio della nazionale, il supermercato della nazionale, la ristrutturazione della nazionale. Tutto Sport cos'è? Il giornale della nazionale? Tanto Grealish, attenzione, So, cross in mezzo, Di Lorenzo, anzi Spinazzola mette in calcio d'angolo. 40 minuti sul cronometro, Italia 0, Inghilterra 1. Siamo, come si dice, nella cacca. Assolutamente nella cacca. Assolutamente, un'Italia abbastanza difficile da concepire. La faremo? Non credo proprio. Calcio d'angolo, batte Saka, pallone alto sul secondo palo, ancora lo stesso schema, Kane, vediamo chi tocca per ultimo. Ha toccato per ultimo gli inglesi, vogliono il calcio di rigore, attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione perché vediamo se sta guardando il VAR. Chiaramente c'è un silent check in corso. Torniamo un attimino, un po' di audio per capire. Siamo al, attenzione, silent check, giustamente. Potenziale rigore, attenzione, silent check in corso per questo fallo di mano potenziale. Non ci sono che immagini, Verratti chiede la spinta, qui rivediamo, pallone alto, Kane. Sì, beh, il tocco c'è, però è talmente ravvicinato. È talmente ravvicinato. Di Lorenzo non vede neanche dov'è il pallone, gli casca addosso. VAR, Old Field Review ragazzi, Old Field Review, aia, molto probabile, vediamo se Di Lorenzo, vabbè lui cerca di colpire il pallone di testa, però è già lì. Cioè, VAR, tocco di mano c'è, però voglio anche dire, Di Lorenzo cerca di prendere il pallone, salta, salta, c'è anche una mezza spinta, cioè bisogna anche dire questo, se Kane spinge, perché comunque sai, se lo spinge lo sbilancia. Ecco qua, all field review finita. L'arbitro dice di no, ha detto no. Va? Calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inghilterra, ragazzi. Fallo di mano di Lorenzo. Fallo di mano di Lorenzo. Fallo di Lorenzo. E siamo messi male. Siamo messi male, ragazzi. Speriamo in Gigio Donna. Speriamo in Gigio Donna. Arbitro lontana tutti. Saka sul dischetto, beh, cerca di rifarsi dopo l'errore a Euro 2020. Barella va a protestare. Stai zitto, Barella. Dai, Gigio. Adesso ti tocca nuovamente parare il rigore. Però è Harry Kane, beh. Harry Kane che nella serie dei rigori segnò.
Kane contro Donnarumma. Vediamo, Kane contro Donnarumma, potrebbe incrociare. Tutto è pronto, fischia l'arbitro. Prova qualche istante di attesa. Parte Kane, rete, spiazzato Donnarumma, 2-0 Inghilterra. Ora è dura. Dura, dura. Siamo nella cacca. Siamo, come si dice in questi casi, nella cacca. Siamo nella cacca. Molto, molto, molto profonda. Come si dice in questi casi, di solito è blu profondo, in questi casi è marrone profondo, ma proprio profondo. Siamo messi male, male, male. Ma male, eh? Non abbiamo. Non abbiamo un, non so cosa dire. Giglio dice calma, sì, però ragazzi, non... Coca 45esimo. Vediamo se ci sarà recupero. Chiaramente sì. 3 minuti di recupero. Beh, c'è stato il VAR, chiaramente. Sì, vaffanculo. Vaffanculo, sì. Vaffanculo, vaffanculo. È quello che dobbiamo dire. Ancora Inghilterra, attenzione, adesso rischiamo l'imbarcata. Grealish, meno male, cosa si è mangiato Grealish? Cosa si è mangiato Grealish? L'Italia veramente è allo sbando. Ragazzi, noi rientriamo nel secondo tempo, fateci un favore, perdiamo 3-0 a tavolino, che va bene così. Ragazzi, com'è lontana Wembley, com'è lontana Euro 2020, ragazzi. E noi volevamo andare al mondiale, sì. C'è nervosismo in campo. Cioè, ragazzi, stanno pensando troppo alla Champions, stanno pensando troppo alle partite di campionato. Quando è così, non ottieni nulla, ragazzi. Non ottieni nulla, anzi. Rischi veramente di fare una figuraccia di quelle da record. Qua, ragazzi, rischiamo veramente di prenderne tante e di uscire con i fischi, sotto i fischi, veramente male. Acerbi, Fertoloi, ragazzi, se non calciamo. Non calciamo, non riuscissimo a farne uno, sarebbe importante per almeno per il morale, per ripartire almeno, sai, da recuperarne una, porti a casa il pareggio da 0-0 a 2-2, da 0-2 a 2-2 sarebbe importante. Jorginho prova a cercare Retegui, se ragazzi, Retegui però si impegna, recupera il pallone, riesce a tenere sul terreno di gioco, però non lo accompagna nessuno. Il ragazzo si impegna, che è solamente che predica nel deserto, sto ragazzo. Pickford è un idiota, ma questo lo sapevamo. Pickford è un idiota. Mancini si consulta con Evani. Ragazzi. No, no good, no good, no good, no good. No good. Berardi che però manca gente come Chiesa, ci manca inventiva, ci manca velocità, ci manca tutto. Manca un'identità di squadra, ragazzi. La nostra identità di squadra non c'è. E l'arbitro fischia 2 volte e ci manda negli spogliatoi. Italia 0, Inghilterra 2. Le reti di Rice e di Kane sul calcio di rigore. Questo è il mio commento.
Lo manderei in loop per 15 minuti. Cioè, questo è il pensiero che hanno nel cervello i nostri calciatori adesso. Vabbè, ragazzi, io mi fermo per un po', metto un po' di musica. Cerchiamo di rilassarci un attimo. Thank you.
Thank you.
Rieccoci qua dopo l'intervallo. 2-0 per l'Inghilterra. Non ci abbiamo capito niente. Io mi avrei mandato avanti. Ah, c'è anche una bella canzone, Sogno ad occhi aperti. Sì, che è quello che vogliamo pensare noi di essere una squadra, ragazzi. Io sì, lascerei la musica in loop. Perché veramente stiamo facendo non pena di più. Vabbè. Togliamolo anche via. Speriamo veramente in qualcosa di più decente nel secondo tempo, perché se no veramente la vedo grigia, se non nera. Tutto è pronto per il secondo tempo che parte in questo momento. Inghilterra 2, Italia 0. Non ci abbiamo capito niente. Tanto, risultati degli altri campi. La Slovenia ha vinto contro il Kazakistan per 2-1. All'intervallo Bosnia 2, Islanda 0. Danimarca 1, Finlandia 0. Macedonia e Malta sono sullo 0-0. Portogallo 1, Liechtenstein 0. San Marino 0, Irlanda del Nord 1. Slovacchia e Lussemburgo 0-0. Sta giocando anche le partite di qualificazione per la Coppa d'Africa, sono tutti finali tranne uno. Madagascar contro la Repubblica Centrale Africana 3-0 per gli ospiti, Congo 1, Sud Sudan 2, Ghana 1, Angola 0, Zambia 3, Lesotho 1, Gabon 1, Sudan 0, 89esimo, e Algeria e Niger devono giocare tra 10 minuti. C'è anche la meravigliosa Coppa del Bahrain, playoff, ce ne può fregare di meno. E tutta la serie dei campionati del Brasile che sono forse più giocano in Colombia intanto. Campionato italiano, qua l'Elite Under 20 intanto, l'Italia Under 20 ha fatto 2-2 con la Norvegia, abbiamo che finito in 10. L'Under 17 ha perso, Under 17 donne ha perso per 3-1, molto bene. Mentre nella Coppa Italia di Serie D, il finale Gian Erminio 1, Adriese 0. Corner per l'Italia intanto, è forse più interessante parlare della Gian Erminio che era in Serie C fino a poco tempo fa. Ciao Nick, bravo, sei distrutto, povero bimbo intanto, Pinkford che tocca questo pallone fuori. Pensavo di trovarti, Nick, in live, disgraziato. Mi hai lasciato solo nel momento della disgrazia. Però, vabbè, calcio d'angolo ancora per l'Italia. Pellegrini calcerà lui, la parabola sarà a rientrare. Parte Pellegrini, palo di mezzo, respinto dalla difesa ancora dell'Inghilterra, con Kane addirittura, che però è rimasto contuso. Sta gattonando. Cosa sta facendo Kane, che gattona? Colpo di testa di Harry Kane. Berardi si dispera che ha mancato il pallone di un niente col petto l'ha presa Kane. Fa male, sì, l'ha presa sullo sterno e fa male. Povero bimbo nel lettino mezzo morto, c'è anche Eleonora? Perché se è una scusa per fare le cose zozze con Eleonora, potevi inventarne un'altra. Io ho corso 11 km, Nick, per strada. Tu una semplice palestra, vergogna, non c'è più il fisico. Calcio d'angolo ancora per l'Italia, Pinkford con i pugni. Beh, lo stesso lato della finale. Berratti perde il pallone in maniera regolare, Saka. È stato abbattuto Saka. Calcio di punizione, attenzione perché addirittura potrebbe essere anche di un brutto colore il cartellino, però l'arbitro sembra tenerselo in tasca. Sì, oddio, proprio falciato. Una bella falciata da parte di Spinazzola. Abbiamo rischiato. Caro Nick, partita di palta. Partita di palta. Come quella di Conegliano che le sta prendendo dal Fener. Però vabbè, purtroppo è così. C'è il pallone che è uscito, sta rimessa laterale in favore dell'Italia. Cerchiamo almeno di fare qualcosa e non fare figure. Almeno una, voglio dire, almeno una. Santo cielo, cento la miseria. Sto vedendo intanto dei risultati. 122 spettatori intanto per la pallavolo.
Quasi quasi io chiuderei sta live, andrei di là, ma tanto vabbè che sono di là lo stesso con gli altri dispositivi. Intanto c'è il pallone che è fuori, ha rimesso laterale inglese perché Berardi è finito a terra, ma l'arbitro non ha rilevato falli. A non convocare Zaccagni e Zaniolo, lascia lì, ah, ma lascia lì, ah, ma lascia lì, ah. Qua è proprio un discorso di non gioco, di non voler giocare perché c'è il finale di campionato, ragazzi, c'è la Champions, non fatevi male, per carità, se no qua poi dopo non si va in Champions, i bilanci, le varie cacate, siamo sempre al solito discorso, Nick, siamo sempre al solito discorso, noi non vogliamo andarci a fare le partite importanti perché i presidenti poi dopo spingono, non fatevi male, non fate questo, non fate quello, insomma. Comunque. Meno male che Grealish si è mangiato il 3-0 perché veramente, se no stavamo andando veramente a casa. Retegui, si impegna il ragazzo, non la struscia poco, il problema è quello, ma d'altronde non abbiamo attaccanti. Se i nostri attaccanti, uno è rotto, tanto attenzione all'Italia, Retegui appoggia di testa, Verratti allarga per Pellegrini, conclusione alta sopra la traversa. Beh, almeno stiamo facendo qualcosa. Adesso stiamo facendo qualcosa. Ti ripeto, se il problema non, sai, l'attaccante migliore che è infortunato, l'altro è Belotti. E fa la riserva alla Roma, gioca chiunque tranne che lui. Cioè, capisci bene che avresti Ken, però anche lui è una testina di rapanello e non è alternativa. Chiesa è rotto. Ken, boh, si è perso nelle nebbie. Zaccagni, Zaniolo pensa a bombarsi chiunque, a mettere incinta la qualunque. C'è poco da fare, non hai. Ci dobbiamo affidare a Grifo che l'abbiamo visto nei. Ah, sei andato. Ma vogliamo le foto della personal trainer, scusa. Aia, ha colpito la testa uno dei nostri, infatti si lamentano. Che Barella, va bene, si sveglia, ragazzi, non vi preoccupate. No, vogliamo le foto della personal trainer, Nick. Intanto si accende un po', arriva un altro cartellino, è a terra anche Maguire intanto. No, ripeto, Nick, voglio le foto della personal trainer, più che altro voglio capire se Leonora è gelosa oppure no. Perché sai, non diciamogli niente prima che poi si arrabbia. Qua vediamo, testa contro testa, aia, con Maguire e Barella che vabbè, fa niente, si sveglia, non vi preoccupate. Presidente del CONI Malagò, Ignazio La Russa, che è presidente del Senato. E vabbè, che ci volete fare? È così, ragazzi, è così. Comunque, calcio di punizione per l'Italia. Stiamo facendo pena. Ha proprio pena. Verratti ha un po' di spazio, Verratti prova l'imbucata, verrà, non hai Mbappé. Qua hai Retegui, con tutto il rispetto per Retegui, il ragazzo si farà, al momento Walker, Texas Ranger. Il ragazzo si farà, forse. Però, boh, cioè, come aver convocato João Pedro alla fine. Pallone fuori, rimessa laterale, inglese. E Jorginho la prende bene. Ultimo tocco del ex, proprio ex Napoli. Sì, comincia a diventare noiosa la partita, ragazzi. Speriamo in qualche cambio, ma d'altronde nei cambi abbiamo Grifo e Gnonto. Cioè, ragazzi, questi non se li filano di pezza neanche Sassuolo, cioè, sono in nazionale. Con rispetto, però. No, non mi addormento, Nick, mi smarono. Ho un polpaccio distrutto perché, vabbè, purtroppo
Purtroppo carico molto a sinistra, mi rendo conto. E sale e scende sui marciapiedi è pesante, correre, però 11 minuti, 11 km, 52 minuti non è male. Non è assolutamente male. Certo, in pista sarebbe stato meglio, però. Comunque, Nick, ancora non hai mostrato le foto della personal trainer. Eh sì, vecchio maiale, la personal trainer, maledetto. L'ho capito perché fai gatto. Guardi il gatto B. Maiale. Poi dopo guardi Eleonora e siete quotate la terza corsa a San Siro. Vabbè, che volete fare? Ai ai ai, Teodosic. Ah no, scusate, un altro sport. Ma vabbè. L'Italia adesso sembra cercare di fare qualcosa di più che altro perché l'Inghilterra che si è un attimino calmata, ma noi veramente ragazzi non ne teniamo una. Adesso proviamo un tacco per Retegui, prova da te, bello mio. Non è in Argentina qua che ci sono le partite combinate per farvi comprare, perché dovete dividere i soldi in 40, amico bello. Cioè, sì, ci ha provato il ragazzo, però il pagone è alto. Cioè, veramente, non ho veramente parole. Non ho parole, non impara a farlo, però lascia andare l'arbitro, attenzione, Pellegrini, per Retegui, Retegui, gol di Retegui, Italia accorcia, con Retegui, debutto con gol dell'oriundo, Italia 1, Inghilterra 2, gol di Retegui. Dai ragazzi, dai ragazzi, si è fatto male Barella, spiazze. Spiazze, Barella l'hanno azzoppato effettivamente a terra dolorante, però dai, almeno informiamo anche i nostri amici. Intanto rete di Retegui. Beh, almeno favori, almeno giustifica la scelta di Mancini di convocarlo, però Barella veramente a terra dolorante, molto dolorante. Ammonito anche Maguire, beh, giustamente. Maguire è un assassino. Qua minchia, aia, che pestone gli ha dato a Barella, fa male. Ma male, 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 molto male. Pestone della bestemmia. Qua, errore della difesa inglese, recuperato di Lorenzo. Pestone di Maguire, poi Verratti per Pellegrini. Pellegrini ha fatto l'imbucata per Retegui che con il destro ha messo il pallone alle spalle di Pickford. Calma, ragazzi, calma, che c'è tempo. C'è ancora tempo. Bravo, ragazzo, ha debuttato. La strusciava poco, però almeno qualcosa ha fatto. Retegui porta, accorcia le distanze per l'Italia. Barella cerca di, si è rialzato, anche se molto zoppicante. Deve passare questo pestone. Fa veramente male il pestone. Bellingham dice, forza, spicciatevi. Ci sono dei cambi nell'Italia. Sono per entrare Cristante e Politano. Ma tra poco, quindi si riparte. Riparte il gioco. Quindi al 13° minuto, Italia 1, Inghilterra 2, rete di Retegui. Che accorcia le distanze. Gol al debutto. Buona cosa, buon debutto per l'Italo argentino che giustifica la convocazione di Roberto Mancini. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più decente. Magari agguantare il pareggio, chissà. Chissà, chissà, chissà. È brutto correre sui sas. Aia, che male. Più che altro c'ho il polpaccio che urla. Pallone per Pickford, arretrato.
Pallone all'indietro per Maguire, Maguire ancora Pickford, l'Italia che accenna un pressing, rilancia Pickford, pallone ancora per l'Italia, Pellegrini e Retegui. Era anche in fuorigioco, però troppo lungo il pallone. Adesso l'Italia prova a imbastire qualche cosa, un accenno di gioco. Sbaglia ancora l'Inghilterra, adesso l'Italia è in un buon momento, Verratti, però sbaglia il passaggio per Acerbi. Che cacchio ci fa Acerbi là? Circondato, attenzione Walker, però Retegui non tiene il pallone. Pallone che adesso è per Kane, Kane sulla destra, tutto solo, Kane cerca di servire Saka, finisce a terra come proverbiale, sacco di patate e il pallone finisce tra i piedi di Donnarumma, poi Acerbi. Ancora Gigio Donna. Pallone per Toloi, Toloi ancora per Acerbi. Quarto d'ora scoccato, Italia 1, Inghilterra 2, nella prima giornata di qualificazione a Euro 2024. Pallone per Verratti, Acerbi, Toloi, Toloi che prova l'imbucata centrale, Retegui finisce a terra, però l'arbitro lascia giocare, avanza l'Italia con Acerbi, cerchiamo almeno di avere un po' più di costrutto, un po' più di gioco, Pellegrini. Per Barella, Barella all'indietro, che ancora claudicante per il pestone di Maguire. Jorginho che allarga sulla destra per Di Lorenzo che punta, Di Lorenzo che controlla, Di Lorenzo seguito da due. Pallone per Verratti, potrebbe calciare, invece preferisce giocare il pallone. Verratti, Verratti carica al sinistro, respinto da Walker. E poi viene fermato Kane, calcio di punizione. E ammonito Jorginho, giustamente fermata la ripartenza. Giusto il provvedimento disciplinare da parte dell'arbitro. Jorginho chiaramente si scusa e va a rialzare il calciatore del Tottenham. Giusto il fallo, chiaramente dovevi fermarlo. E si fa così. Calcio di punizione per l'Inghilterra, quindi ci sono anche i cambi, eccovi qui. Esce Barella che giustamente è rimasto claudicante dal colpo subito. Ed esce anche Berardi, Berardi abbastanza impalpabile stasera. Entra Politano, che è calciatore del Napoli. Giustamente viene accolto dall'ovazione del pubblico. Non possiamo, ripeto, farvi sentire l'audio del campo, anche perché non abbiamo quello ambientale. La Rai si è presa tutti i segnali, quindi non possiamo fare altrimenti. Di Lorenzo sbaglia però il suggerimento, recupera il pallone in Inghilterra, Walker per Maguire, Maguire all'indietro per Pinkford, Stone ancora per Pinkford, Retegui che va a disturbare il portiere inglese che rilancia lungo, riesce a tenere sul terreno di gioco, no, il pallone, quindi Grealish ed è rimessa laterale in favore dell'Italia, Grealish che ha veramente fallito un pallone facile per il 3-0, sarebbe stato il colpo ferale sulle speranze dell'Italia, invece. Buon per noi, male per lui. Schiaffi per lui e pubblicità per noi. Siamo andati a riposo solo, tra virgolette, 2-0 e poi siamo riusciti a fare il 2-1. C'è un provvedimento? No, finiscono a terra in due, l'arbitro lascia correre. Donnarumma per Spinazzola. Tacco di Pellegrini, un po' inutile questo pallone perso. E attenzione che l'Inghilterra prova ad avanzare, però ancora Spinazzola anticipa Saka, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Inghilterra. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Almeno guantare il pareggio. Farebbe morale, almeno andare, perché poi andare a Malta è dura, ragazzi. A Malta abbiamo sempre fatto una fatica del diavolo. Sempre quegli 1-0 streminziti, streminziti. Tutto regolare ancora, l'Inghilterra si lamenta, però l'assistente lascia correre Donnarumma. Appoggia morbido per Di Lorenzo che può avanzare. Politano, appena entrato Politano. Caracolla e controlla, Politano rischia di perdere il pallone, deve appoggiare all'indietro.
si parte con Acerbi, Acerbi che può avanzare, Cristante anche lui è appena entrato, stanno per arrivare altri cambi, sta per entrare anche Gnonto, Jorginho, tacco ancora di Pellegrini, Retegui che cambia ancora con Pellegrini, però anticipato, Pinkford non precisissimo, Verratti, attenzione all'Italia che può avanzare ancora, Politano, Politano che converge, Politano per Jorginho, ancora prova imbucata per Verratti, però non gestiamo bene il pallone. E lo buttiamo via, però ancora recuperiamo, ancora con Toloi, ottimo intervento del capitano Tarantino. Pallone per Jorginho, Jorginho potrebbe calciare, prova per Retegui imbucata, Retegui che mette fuori, ancora Politano, Politano mette il cross, Retegui ancora a fare la sponda, Jorginho, Acerbi, l'Italia che si chiude, l'Italia che prova a spingere, Spinazzola, Spinazzola per Acerbi, ancora Spinazzola, Spinazzola che prova ad avanzare, però la difesa inglese che fa buona guardia, Cristante si riparte da Toloi con calma, cerchiamo di ragionare, è un buon momento per gli azzurri per cercare almeno il pareggio. Acerbi per Jorginho, calma, calma ragazzi, calma ragazzi, siamo un po' fermi, hanno ancora una ottima percentuale gli inglesi, 58% contro il 42% nostro, Spinazzola prova il cross basso, l'imbucata di Verratti, poi viene messo fuori il pallone ed è rimessa laterale in zona d'attacco, touche per l'Italia, già battuta Cristante per Toloi, Acerbi, devono aspettare ancora i nostri ad entrare, Tonali e Gnonto, Cristante, stiamo manovrando nel cerchio di centrocampo, Inghilterra che manovra e controlla, cioè meglio, ci disturba e perdiamo questo brutto pallone, zona di Harry Kane, Kane che prova ad allargare per Saka, Saka servito, Saka contro Acerbi, Saka una serie di finte, rientra sul sinistro, poi sul destro, ancora Saka, viene raddoppiato, Saka riesce a mettere il cross, non c'è nessuno, Di Lorenzo e poi Politano, ancora Di Lorenzo, scambio nell'area di rigore italiana. E proviamo ad andare via, in bello stile, con triangolazione, attenzione a Politano che subisce un fallo, l'arbitro lascia correre, Politano si fa tutto terreno di gioco, Politano tutta la fascia, deve tornare indietro, però Politano, calma, per Verratti, Verratti che caricola e controlla, Verratti, Verratti, Verratti ancora per Jorginho, Cristante, Cristante, però la difesa inglese si è chiusa, quindi torniamo sulla destra, Di Lorenzo e Politano, Politano ancora, Politano che punta, Grealish, ancora per Di Lorenzo, Jorginho, Politano di prima, Verratti, Verratti per Acerbi, potrebbe pensare anche al tiro, invece preferisce allargare per Spinazzola, Spinazzola contro Saka, uno contro uno, di Spinazzola, una serie di finte di Spinazzola, Spinazzola che prova ad andare sul fondo, mette il cross sul secondo palo, però non c'è nessuno, non c'è nessuno, però c'è Grealish che perde il pallone ed è calcio d'angolo per l'Italia, ottimo recupero da parte italiana, Grealish va a protestare con l'assistente, Politano gli dà un colpetto, dice ho preso il pallone, l'assistente calma Ciccio Bello, è stato un po' provocatorio, un po' cattivello Politano, calcio d'angolo per l'Italia, la parabola sarà rientrare la sinistra di Pinkford, parte il cross in mezzo, viene però respinto dalla difesa inglese, attenzione che provano a ripartire però poi alleggerimento, però c'è un fallo, fallo in attacco, fallo Olimpia Milano, mancava dirlo, quindi doppio cambio, esce Berardi e anche nell'Inghilterra esce Grealish che si è veramente divorato il 3-0, non una buona partita per ex mister 100 milioni, esce Pellegrini, entra Gnonto, esce Jorginho ed entra Tonali, entra il milanista Tonali qui nell'Inghilterra, esce Grealish ed entra con il numero 20, ma che qui vediamo Pellegrini, una buona prestazione a parte di Pellegrini, entra Foden, numero 20 inglese, calcio di punizione per la perfida Albione, quando stiamo per arrivare al 20esimo, l'Italia è sempre sotto nel punteggio per 2-1 nel primo tempo,
Price, Kane su rigore, ha accorciato le distanze Retegui al 13° del secondo tempo. Pallone fuori, rimessa laterale per gli inglesi. Walker pronto a rimettere il pallone in gioco. Battuta la rimessa laterale, ancora Walker all'indietro. Pallone per Maguire, ultimo uomo. Allarga sulla sinistra per Sow. Sow. Però c'è un fallo, questo qua è un altro sport, costruzione. Caro Verratti, costruzione è in un altro sport. Se no avremmo potuto dire fallo Olimpia Milano. Fallo del numero 77, Poitman, primo fallo. Però adesso attenzione che attacca l'Italia. Devo dire cazzate che da solo, se dico cazzate funziona tutto bene. Gnonto, attenzione, il pallone che stava andando pericolosamente all'interno dell'area di rigore. Pallone che poi esce ed è rimessa laterale in favore dei britannici. Nick, poi ti rispondo, Nick fuori onda. Direi che ho già fatto tutto, è poco, però va bene. Ne parliamo più avanti, caro Nick. Caro De Nick. Ventesimo scoccato. L'Italia sta cercando di fare qualcosa di più costruttivo, ha venuto anche Walker, intanto è perdita di tempo. Cerchiamo di fare qualcosa di più costruttivo nel secondo tempo, siamo riusciti a segnare una rete. Stiamo avendo anche qualche occasione in più, però adesso Verratti che ha provato ad andarsene in mezzo a due, è stato fermato, però il pallone fuori, rimessa laterale per l'Italia. Cristante. Beh, per come abbiamo giocato il secondo tempo, almeno abbiamo giocato. Il primo tempo praticamente non ci siamo praticamente stati. Lancio lungo, cercare Spinazzola, attenzione poi. Qua vogliamo retropassaggio però. Va bene che è stata più una deviazione di Saka che un retropassaggio a Pinkford. Più che un retropassaggio a Pinkford. Recuperiamo ancora questo pallone, Retegui è un po' stanco. Kane in mezzo a tre, in bello stile Kane, però giocare indietro per Walker attaccato da Gnonto, sfida da Premier League, Gnonto che gioca nel Leeds, in prestito dallo Zurigo, quindi pallone giù, anzi è fallo ai danni di Kane, calcio di punizione per l'Inghilterra. Abbiamo perso un po' di mordente, parlo di Acerbi. Poi Tonali ha messo giù il capitano inglese, leader spirituale del Tottenham, al posto di Tammy Abraham. Mi sa che Abraham nella nazionale avrà poco posto, finché ci sarà Southgate, soprattutto se dopo una stagione abbastanza anonima come quella che sta facendo adesso. Walker si lamenta, attenzione perché si è già stato ammonito per perdita di tempo. Poco sportivi, poco fair play, di solito fair play britannico, questa sera poco. Anche nel primo tempo hanno fregato, si erano nascosti il pallone, ritardano una rimessa laterale, cioè non ha senso. Comunque, Tonali però deve fermarsi e tornare indietro. Un bel catenaccio quello inglese però, eh? Tutti dietro la linea del pallone, poi si lamentano di noi. Pallone fuori, rimessa laterale. Intanto, pallone viene rimesso in gioco. Pallone per Verratti, Verratti nel cerchio di centrocampo, allarga per Acerbi. Acerbi che può avanzare, si fa vedere Gnonto servito, però deve tornare indietro, ancora per Acerbi. Acerbi per Toloi, passiamo il pallone indietro a Donnarumma, ragazzi.
Ci stiamo addormentando un po' come abbiamo fatto nel primo tempo. Stavamo andando bene, porcaccia, la miseria. Questi sono più alti di noi. Kane un po' stanco, recupera Spinazzola. Uno prova la triangolazione, con Gnonto ci riesce. Spinazzola per Gnonto tra le linee, può avanzare, numero 7 italiano, ancora per Spinazzola, Spinazzola 1 contro 1 con Walker, Spinazzola, Spinazzola evita Walker, attenzione a Spinazzola, perde il tempo, però ancora l'Italia con Tonali, Gnonto, 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 è stata una spinta su Gnonto, ma Gnonto ancora che può avanzare, ah, sbaglia però Di Lorenzo, non è preciso, non è preciso, però recuperiamo ancora con Verratti, Verratti, scivola Gnonto intanto, Verratti che punta, preferisce allargare intelligentemente per Politano. Politano punta solo, mette il cross in mezzo, me guarda solo, Tonali potrebbe calciare, Tonali va sul sinistro, Tonali respinto, che cavolo, sempre però. Poi c'è un fallo. Fallo di Gnonto. Questi si frappongono in mezzo al pallone, riescono a stopparlo. Sì, fallo tra numeri 7. Fallo di Gnonto, anni di Saka. Walker che come sempre perde un sacco di tempo, è di una sportività rara, Pinkford, è veramente di una sportività rara, ovviamente è sarcasmo, pallone fuori, rimessa laterale, è arrivata una telefonata a Ivani, cioè, hanno licenziato Mancini così, sarebbe divertentissimo. Eric Bischoff, you're fire! Sarebbe divertente. 11 falli commessi dall'Italia, 5 dall'Inghilterra. Sono stati più fallosi, compreso il rigore. Pinkford che allarga. Ancora il pallone indietro per Pinkford. Maguire. Pinkford che viene pressato dai calciatori italiani. Scivola, però riesce a servire un compagno, Foden. Ancora l'Italia, però Retegui mette giù. Serve Gnonto. Gnonto che prova a puntare Saka. Gnonto che prova ad avanzare. Gnonto ancora. In mezzo a due. Gnonto mette cross in mezzo. Non c'è nessuno. Non c'era per un attimo. Dall'altra parte Politano stava per insaccare. Poi il pallone fuori di Lorenzo. L'Italia stava per un po' di rapina riuscire a fare il 2-2. L'Italia se la prende comoda. Qui vediamo Gnonto che in mezzo a due riesce a mettere questo cross in mezzo. Pickford un po' sorpreso. E non arriva per un attimo Politano. Poteva essere il gol del 2-2. Altro ammonito, ammonito solo per perdita di tempo. Tutta la difesa inglese praticamente si è presa l'ammunizione. Rimesso il pallone in mezzo per recuperare l'Italia, Retegui. Ancora per Di Lorenzo. Di Lorenzo per Acerbi, l'Italia che deve ripartire ancora. Ripartiamo da Gigio Donna che viene attaccato da Kane, quindi lancia lungo. Il portiere del PSG. Pallone per gli inglesi che lamentavano un fallo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, Saka, Kane rientra dal fuorigioco, ancora Saka, per Kane, sulla destra viene circondato da maglie azzurre, attenzione c'è un fallo di mano, pallone l'ha toccato a Cervi, si lamenta la panchina inglese, l'arbitro sembra lasciar correre, fino a questo momento c'è un uomo a terra inglese, attenzione, Retegui, Retegui viene messo giù, e l'arbitro questa volta fischia e ferma il gioco, è tutto adesso tutti attorno all'arbitro, sta diventando veramente una partita spigolosa. Cristante va da Kena, gli di qualcosa, si lamentano per il fallo, si lamentano per, c'è di tutto adesso, è partita una Royal Rumble, non una bella partita, partita molto nervosa. Gnonto che è gigante la formica veramente, attenzione adesso l'arbitro che chiama i capitani. Chiama i capitani, attenzione, adesso vuole dire qualcosa ai capitani. Qui vediamo cosa è successo. Mi guarda che è tutto da solo, qua. Solo! Va dritto sull'uomo, però, giustamente Mancini chiede l'ammonizione. Chiede l'ammonizione di Solo.
Non sembra di questo avviso l'arbitro, anche la panchina italiana si lamenta. Jorginho che lancia una bottiglietta d'acqua per un compagno. Mancini che parla con Stones. Si chiariscono i due. Però ancora attenzione perché Rosso è espulso Shaw. Inghilterra in 10. Adesso si mette per terra, perdiamo un sacco di tempo. Secondo giallo per Shaw e espulsione. Vedi a perdere un sacco di tempo. Sei un somaro, Shaw. Ottima, ottima. Intanto aggiorniamo anche i nostri amici sul canale rosso. Intanto entra Trippier. Ed è solo un saluto, grazie, è stato bello, ciao. Giustamente aggiorniamo, qua siamo alla Royal Rumble, Inghilterra in 10. Calcio di punizione per l'Italia, anche se è un po' lontano. Siamo ai 30 metri. Qui ci voleva la buon'anima di Sinisa Mihajlovic. Solo ancora qualcosa da dire al quarto uomo, c'è il cambio. Vediamo chi è che esce. Aspetta, Trippier, non è uscito quello lì, stai buono. Torna lì, Cuccia. Cuccia, Cuccia, stai buono. Cioè, veramente indisciplinati gli inglesi stasera. Esce Foden, poverino, è durata 10 minuti la sua partita. Entra Trippier. Quando andremo a giocare in Inghilterra sarà molto, molto interessante. Molto interessante. Tonali, adesso ragazzi, dobbiamo almeno agguantare il pareggio. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Inghilterra in 10. Il pallone viene messo in mezzo, però c'è solamente maglie bianche. Però recupera Tonali ancora. Tonali che avanza, Tonali che caracolla e controlla. Pallone fuori, rimessa laterale per l'Italia. 10 minuti da giocare, ci sarà ampio recupero per la Royal Rumble che è successa pochi istanti fa. Che è costata Shaw l'espulsione. Tonali, anzi, Toloi, perdona, ancora scambiato un'acerbia, ancora Toloi per Verratti. Verratti allarga sulla destra per Politano. Politano che punta, Politano. Prova a fare imbucata, attenzione, pallone in mezzo, secondo palo, Tonali finisce a terra, ma vabbè, tutto regolare. Poi Inghilterra che spazza via, Donnarumma che controlla con il petto, non far minchiate, perché già ne hai fatte tante, con la maglia del Paris Saint-Germain, finché le fa con loro va tutto bene. Verratti può avanzare, Inghilterra un po' stanca, molto nervosa e un po' stanca. Pallone per Verratti, Tonali. È ancora per Verratti, l'arbitro un po' in mezzo, però riusciamo a mantenere il pallone. Acerbi, Acerbi che può avanzare, Acerbi che pensa per un attimo al tiro, Spinazzola, Spinazzola mette il cross, troppo sul portiere però, ragazzi, non va bene queste cose, non van bene queste cose. Non va assolutamente bene. Pickford, un altro che perde un sacco di tempo. Dai, Pickford, tranquillo che ti buttano fuori anche te. Sono pronti altri cambi nell'Inghilterra. Pickford intanto lancia lungo. A cercare Kane. Controllato bene da Acerbi. Poi Saka. Saka che riesce a vincere un contrasto. Attenzione all'Inghilterra adesso. Pallone proprio per Saka, ma viene fermato da Di Lorenzo. Inghilterra veramente stanca. Sembra stanca, noi però confusi. Questo è il nostro problema. Spinazzola. Spinazzola che avanza sulla sinistra per Gnonto. Gnonto che punta. Arriva Spinazzola ad ampie falcate. Spinazzola però Gnonto vuole andare fino in fondo. Gnonto mette il cross. Secondo palo. Pickford. Attenzione però ancora. Politano per Verratti. Calciamo. Santo cielo. Pallone ancora di Gnonto. La mettono fuori gioco. No, non è fuori gioco. Tacete. Capre. Caproni, come diceva la nostra Alessandra. Ancora per Gnonto, Gnonto, Gnonto che deve però tornare indietro, ha cercato di dargli il vai a Spinazzola, però Saka in posizione difensiva, pallone fuori, cambi dell'Inghilterra, esce Saka, non c'è Chiellini a tirargli la maglietta, esce Saka,
abbastanza stanco. Poi palpabile il numero 7 inglese. Ovviamente quando vede Italia fa paura, ha problemi, entra James ed esce anche con il numero 10. Esce, ecco qua, Bellingham, anche lui abbastanza dolorante, zoppica il calciatore inglese del Borussia Dortmund, 19 anni per lui. Ed entra Gallagher, che non è uno degli Oasis, però magari è parente, chi lo sa. Riceve l'applauso dei tifosi inglesi giunti a Napoli per assistere alla partita. Gnonto si lamenta perché sta mettendo una vita, un quarto, sperando che ci sia. Potremmo usare i tempi di recupero monstre del mondiale. Forse facciamo qualcosa. Forse. Ecco Gallagher. 5 minuti alla fine, più recupero. Italia 1, Inghilterra 2. Inghilterra in 10 per espulsione di Shaw. Italia in forcing, anche se con poco costrutto. Inghilterra ci lascia tenere il possesso del pallone. Esonerato Nagelsmann nel Borussia del Bayern Monaco, Tuchel al suo posto. Clamoroso in Inghilterra, in Germania, perdon. È arrivata questa notizia. Gallagher, sei appena entrato e già ti lamenti, già c'hai crampi, che razza di... Boh. Beh, viene toccato, finisce a terra. Si lamenta lo staff italiano, chiaramente. Pinkford, l'assistente che dice di spicciarsi. Sta per entrare Scamacca per l'Italia. Vediamo se posso dire Teghi questo finale. Ex Sassuolo, attualmente in forza al West Ham. Togoi prolunga poi per Ratti, però il pallone fuori, rimessa laterale. Quando perdiamo questi palloni, per questi ci mettono una vita a rimettere, non si gioca più, non si gioca più, come dice il buon Mauro Suma. Togoi che ferma Kane. Non si gioca più. Non si gioca più. Pronto Scamacca. Viene rimesso il pallone in gioco, però Politano respinge, però ancora l'Inghilterra. Cerca di servire Kane, però il pallone esce, sarà calcio di rigore per l'Italia. Donnarumma che sollecita la catapalle a restituirgli il pallone. Vediamo se un attaccante in forza al West Ham riuscirà a trovare la via del pareggio. Sarebbe importantissimo per noi, dopo che eravamo andati sotto 2-0 in un primo tempo inguardabile. Acerbi, Inghilterra tutta dietro, chiaramente, compreso Harry Kane. Gnonto per Cristante, Cristante che allarga ancora per Toloi. Si gioca nella metà campo inglese. Ancora Politano che punta, Politano per Di Lorenzo, Di Lorenzo mette il cross, però deviato, calcio d'angolo per l'Italia. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Trovare il pareggio sarebbe importantissimo. Entra Scamacca in questo finale. Esce Verratti, giochiamo con tre punte, anzi con quattro, perché se pensiamo a Politano sono quattro punte. Arbitro sollecita il recupero della fascia di capitano, perché comunque non si può giocare senza un capitano. Capitano adesso diventa Donnarumma. Quindi il tempo che fa rientrare in porta, quindi si potrà riprendere il gioco. Ci sarà ampio recupero, almeno 5 se non 6. Tonali sul punto di battuta, la parabola quindi sarà ad uscire. La porta difesa da Pinkford sulla sua sinistra. Si riprende finalmente a giocare. Parte il cross di Tonali, corto, attenzione il pallone lì, c'è una deviazione, doppia deviazione. Ed è corner, l'arbitro, dopo un consulto con l'assistente, assegna il calcio d'angolo all'Italia. Qui vediamo Philips e Di Lorenzo. Gnonto si lamentava per un fallo di mano, stai zitto. Pronto ancora il cross.
Ancora il pallone ad uscire, parte ancora il cross prolungato, però viene fermato di Lorenzo, ancora l'Italia, Tonali, Tonali ancora, un altro cross, questa volta addirittura Kane in ripiegamento difensivo, Gnonto sulla sinistra, mette giù il pallone, lo restituisce a Spinazzola, ultimo uomo, Spinazzola che allarga molto bene, per Politano, prova subito l'imbucata per Di Lorenzo, che però la recupera, ancora Di Lorenzo, e guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Stiamo entrando nel 90esimo, poi ci sarà solo recupero per le speranze italiane di agguantare il pareggio. E in questo secondo tempo sarebbe anche meritato. Gnonto mette il cross morbido sul secondo palo, troppo morbido, però ancora Gnonto. Però adesso recupera l'Inghilterra, attenzione, prova il contropiede con Kane che supera Tonali, ancora Harry Kane. Viene però fermato, pallone fuori, rimessa laterale, ultimo tocco è di Kane, sono 5 minuti di recupero, come detto. 5 minuti di speranza per l'Italia di agguantare il pareggio per non uscire sconfitta la prima di qualificazione a Euro 2024. Mentre l'altra partita del girone, adesso vi dico anche come sta andando, l'altra partita del girone, la Macedonia del Nord è avanti 2-1 su Malta, benissimo! Direi benissimo, ragazzi. Tutto regolare fino a questo momento. Gnonto che punta e controlla. Gnonto ancora. Però Scamacca viene anticipato. Non molto sveglio nella circostanza. Allontana il pallone il più lontano possibile. Donnarumma praticamente gioca da centrocampista. Toloi. Pallone sulla sinistra per Spinazzola. Spinazzola, siamo un po' fermi, Spinazzola cerca di servire Gnonto ma non ci arriva, aia, fallo di Acerbi, attenzione Acerbi, viene ammonito dall'arbitro, giusto il provvedimento da parte dell'arbitro. Abbiamo perso un pallone che non dovevamo perdere e questo chiaramente fa buon gioco degli inglesi che possono respirare. Non è una bella cosa quella che ha fatto Acerbi, ha fatto un errore abbastanza grossolano. Adesso calcio di punizione, Pinkford ci mette il solito quarto d'ora a rimettere in gioco il pallone. Gli italiani giustamente si lamentano. Un giallino Pinkford no? Cos'è immune lui? Ha vinto la prova immunità? Tonali. Non è che finisce a terra, però riesce a servire Di Lorenzo che allarga sulla destra. Politano gli restituisce il pallone, anche se Gallagher recupera, attenzione all'Inghilterra, prova un'azione offensiva, anche se cercano più che altro di tenere il pallone più lontano possibile dalla loro porta. Retegui si impegna a pressare Pinkford. Attenzione perché Retegui stava per recuperare il pallone, poi viene messo fuori, messa laterale per l'Italia, siamo a metà dei 5 di recupero concessi, il pallone è già in gioco. Cristante che avanza, l'Inghilterra è tutta dietro, l'Italia che prova l'ultimo forcing offensivo. Gnonto allarga per Spinazzola, Spinazzola deve tornare indietro però per Tonali. Chiama il pallone Politano, Tonali, attenzione, c'è, finisce a terra Di Lorenzo, però l'arbitro dice che è tutto regolare. Trippier aveva spinto Di Lorenzo. Gatti Di Lorenzo non protesta, vediamo. No, no, niente, niente, Trippier lo manda anche gentilmente a Fantastico. Pallone recuperato ancora dall'Italia, Acerbi, manca 1 minuto e 20, dai ragazzi, on the box, in the box, magari. Ancora Toloi che prova ad avanzare, Toloi,
Sulla destra giochiamo con Politano, lancio lungo, servito a questo momento, Di Lorenzo per Politano, Politano da metterla giù, Cristante, Tonali, Tonali ancora allarga sulla destra, Di Lorenzo che scambia con Cristante, pallone per Gnonto, Gnonto però non controlla benissimo, anche se riusciamo a recuperare ancora con Spinazzola. Spinazzola, attenzione, Tonali allarga sulla destra, tutta l'Inghilterra nella propria area di rigore, c'è questo cross in mezzo. Viene messo fuori però dalla difesa inglese. Poi Kane che la lancia più lontano possibile. Arriva Donnarumma, gioca da terzino. Fa tutti i ruoli praticamente Donnarumma. Tra un po' manca solo che fa l'attaccante, magari segna pure. Attenzione a questo cross in mezzo di Spinazzola, Retegui che va di testa, prolungare il pallone. Ancora però Di Lorenzo mette il pallone in mezzo, però non c'è nessuno, è preda inglese. Gallagher. Gallagher la spazza via, lontano, 10 secondi. Non è... Purtroppo anche in 10 l'Inghilterra è riuscita ad avere la meglio. Vediamo se ci lascia andare ancora per l'ultima azione. Spinazzola, Spinazzola ha messo giù. No, no way, no way, no way. E finisce qua. Inghilterra batte Italia 2-1, reti di Rice e Kane nel primo tempo. Per noi ha segnato Retegui nel secondo tempo. Ma non è bastato. Quindi Inghilterra batte Italia 2-1 nella prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024. Una pessima Italia nel primo tempo, tanto brutta per essere vera, e una nazionale che nel secondo almeno ha fatto finta di giocare, almeno qualcosa. Però non si va lontano se si gioca così. Non si va lontano. Sinic, sì, lo sto vedendo su YouTube, lo sto vedendo che sta volando. Sono molto, molto contento. Va bene, ragazzi, noi ci fermiamo qua con le partite della nazionale. Gli appuntamenti, come sempre, domani, sempre sul canale rosso alle 19 con Virtus Bologna contro Real Madrid, a seguire Olimpia Milano contro Bayern di Monaco, e sabato comunque la Chiesa del Wrestling, e poi vediamo se seguire anche la Sprint Race della MotoGP e la Formula E da San Paolo. Domenica MotoGP, Gran Premio del Portogallo a Portimão, alle 19 Brescia contro Olimpia Milano e alle 20:45 Malta-Italia, sarà importantissimo vincere, fondamentale, e alle 21:30 Los Angeles Lakers contro Chicago Bulls. Ma come sempre, stay tuned, stay click.